Ok. Allora, incominciamo. C'è tanta gente. Vabbè, io parto a ruota come faccio sempre. Poi, tanto, tutta sta roba qua poi va in differita direttamente sul canale di YouTube. E stavo già pensando di. Ah, forse devo mettere qua a zero. Stavo già pensando di rifare delle dirette più brevi, giusto per le news a fine settimana. Poi montare dei micro video più piccoli dove. Magari a livello tematico, invece di fare un'unica mega diretta di un'ora e mezza dove si recensisce un po' di tutto, faccio magari una volta due o tre DVD, una volta due o tre fanzine. Forse anche a livello organizzativo i contenuti sono un po' più fruibili. Allora, partendo dalla notizia della settimana, ovvero la morte di Brett Hoffman, cantante di Motley Crue, 51 anni, cancro al colon, cantante assurdo, che almeno nei primi dischi scriveva tutti i testi dalla alla Z, testi lunghissimi, lui aveva poi questo modo di cantare. Dove riusciva a tenere questi grida, questi strilli per minuti, assurdo. E morto dopo chiaramente la battaglia con il tumore. E ovviamente, essendo uno dei gruppi seminali della scena death metal nei primi anni 90, loro si sono formati poi negli anni 80, ma a Buffalo, tra Buffalo, insomma, è la zona dove si era formato il gruppo. Erano un gruppo tutto sommato, alla fine anche loro si definivano un gruppo di stampo newyorkese, anche se secondo loro avevano questa impronta hardcore che si sono poi portati sempre dietro. Poi ovviamente le influenze, soprattutto in quel periodo, venivano soprattutto da quel tipo di trash ultra affilato dei primi anni 80, e poi chiaramente si sente molto nei dischi di Manual Creation l'impronta thrash metal. Secondo loro sono sempre considerati anche parte, diciamo, della scena newyorkese. Hoffman non era di Buffalo come gli altri, era di un altro paesino lì vicino, ma chiaramente il gruppo si è formato lì, poi dopo in blocco si sono trasferiti giù, tacciati spesso di razzismo anche per il loro modo non proprio raffinato di utilizzare anche termini dispregiativi razziali. Poi in realtà il gruppo era assolutamente eterogeneo, perché Jason era polacco, Hoffman era tedesco, John è ebreo e così via. C'era anche uno scozzese, mi sembra, all'inizio del gruppo. Quindi fondamentalmente, come quasi tutti, come si può immaginare, insomma, New York. Essere razzista in New York è veramente una cosa abbastanza paradossale. Però ci ha un po' portato dietro questa rottura di cazzo per qualche anno. E, insomma, è stato un gruppo un po' controverso. Poi le accuse sono un po' cadute nel vuoto man mano che nella lunga carriera le cose piano piano hanno iniziato a scomparire, a essere sepolte dal passare del tempo. E quindi niente, c'è poco da dire adesso. Di Manuel Creation non è che mi metto a fare adesso una biografia, anche perché poi lì, voglio dire, i dischi
dischi sono facilmente reperibili, sono stati ristampati un miliardo di volte. Il primo disco, quando c'era, diciamo, i primi tre dischi dove c'era Hoffman sono secondo me chiaramente quelli assolutamente da avere, ma poi loro non hanno mai avuto veramente delle grandissime cadute di stile. A metà anni 90 erano venuti un pochino, erano venuti un po' in linea noia perché erano perennemente in tour. E io li vidi la prima volta in un paesino del cazzo sul confine della Francia nel, mi pare 94-95, o forse appena un po' dopo, ma forse 94. E Hoffman se n'era appena andato, quindi ho visto, mi sembra che era appena uscito Joe Black, e non cantando più lui, non ho avuto modo di vederlo fino ai, ah no, allora esattamente era il 95 a Pessinetto. Poi li ho rivisti nel 97 al Topsy di Livorno, che è stato uno dei concerti più assurdi della mia vita, perché non avevo mai visto un gruppo così sbronzo in tutta la mia vita. Non stavano in piedi, ma davvero ciondolavano, ma di mezzo metro sul palco. Sembrava che cadessero da un momento all'altro, invece concerto preciso, non hanno sbagliato una nota. È stata una delle cose più assurde che abbia mai visto. Sembrava che le mani andassero per conto loro. Dopo averli visti al Topsy di Livorno nel 97, li ho rivisti poi in realtà all'Indian Saloon. C'eri anche te a Livorno? Sì, forse sì. Siamo andati assieme, adesso che ci penso. Siamo andati assieme. E che c'erano anche i cosi, Vital Remains. Vital Remains. Bel concerto, tra l'altro. Sì, è stato bellissimo, fantastico. E nel 2002 poi sono riuscito a vederli finalmente all'Indian Saloon, mi sembra coi Master, e c'era lì Brett Hoffman, quindi la prima volta che ho visto Brett Hoffman dal vivo è stato nel 2002, anche se volevo li avevo già visti un altro paio di volte prima. Vedere il gruppo prima e vedere il gruppo con Brett Hoffman è stato una delle cose più assurde, cioè il gruppo completamente cambiato, era un gran gruppo da vedere live, ma con Hoffman era una cosa incredibile. Tra l'altro lui, cioè, una presenza scenica assurda, tutto borchiato con questi baffoni, questa faccia da tossico, era fantastico. Mi ricordo anche che c'è stato un periodo invece che, non, al di là del discorso del razzismo, soprattutto avevano perso un pochino credibilità col terzo disco, perché effettivamente Stillborn. Adesso tiriamoli anche fuori perché questi quelli ce li ho in CD da qualche parte qui. Sì, mi sono presi dietro. Dopo questo album assurdo, che era The Ten Commandments, scritto completamente da Fasciana e i testi completamente scritti da Hoffman, uscì questo adesso, al di là della copertina danneggiata che dovrò cambiare. Uscì Retribution, che, vabbè, adesso è inutile stare a fare, come dicevo prima, una biografia, però uscì Retribution che bene o male proseguì e portò al top, secondo me, il gruppo, questo deve essere probabilmente il più bel disco che abbiamo fatto. E dopo, quando uscì questo qui, ricordo che fu massacrato anche da chi ascoltava poi death metal nel periodo, perché la registrazione faceva cagare. E Hoffman oggettivamente era totalmente sottotono e il gruppo sembrava fondamentalmente morto. Poi, buttando fuori Hoffman, si erano un po' ripresi. Poi, come dicevo, quando li rividi con Oppressor Vader c'erano anche, e comunque su a Torino, a Pessinetto, si erano fondamentalmente ripresi, ecco. Poi il gruppo è sempre andato avanti, credo che non abbia mai avuto buchi. Io poi altri dischi li ho ascoltati, ho comprato poco altro, ecco. E basta, un piccolo tributo che volevo fare, questo. In realtà Hoffman suonò anche in un altro gruppo che ho di là, che erano Sally and Death, dopo se voglio vado a prendere, che secondo me non era neanche un brutto disco, era più che altro erano i cloni dei Modern Creation, quindi uno poi alla fine si ascolta gli originali, però era un disco che non era male.
c'è poco altro da dire. O che si fa una monografia e si parla soltanto di malevolent, altrimenti insomma, è inutile che stia apertomi più di tanto su questo discorso. Un gruppo famosissimo. Per chi vuole leggersi una qualche intervista, è pieno. Soprattutto consiglio le due interviste, tre interviste anzi, su voi, Grimaro Exalted Dizzy, che sono delle cose più buffe che abbia visto in tutta la mia vita. Mi stavo pisciando da ridere quando l'ho letta la prima volta. Chiuso il discorso Hoffman, è uscito nuovo, deve uscire il nuovo Pyrexia, si chiama Holy Requiem. Copertina interessante, logo, hanno ripreso il logo del primo album, quello con tutti, quando erano ancora, diciamo, comparivano anche nelle compilation della Drowned e così via. Pare che sia un po' un ritorno ai vecchi suoni, stiamo un po' a vedere com'è. La copertina non è malaccio, c'è alcune, per essere il giorno d'oggi, voglio dire, un po' uniformata a tutto il resto. Era più bello forse il vecchio lavoro di Nick Curry, ma del primo disco ovviamente, però insomma stiamo un po' a vedere che cosa succede. Quindi questa semplice news, non si sa altro. Io almeno ho visto soltanto la copertina, non so se ci sono delle advanced track, ma credo di no. Sì, vabbè, adesso nota veloce, esce nuovo Randus per Season of Mist, ma sinceramente non mi dicono niente, niente di che. Nuovo album che si chiama Idol, il pezzo si chiama Soothsayer, l'ho sentito, credo di non averlo neanche finito, l'ho ascoltato 2 minuti, roba un pelino troppo tecnica, un po' troppo sottile, ecco. Cosa invece interessante è il nuovo pezzo degli Innumerable Forms. Anche lì c'è un live che magari dopo metto il link. C'è un pezzo nuovo dove metto il link in descrizione. Sempre su Profound Lore dovrebbe uscire. Adesso mi hanno fatto un appunto da qualche parte, se riesco a trovarlo. Ah sì, il nuovo, almeno il debut album di questo gruppo qua si chiama Infernal Coil, un gruppo dell'IDAO. Fondato nel 2014, hanno fatto uscire un paio di robe indipendenti. Adesso dovrebbe uscire a metà di settembre il nuovo album Within a World Forgotten. Che sono notevoli. Adesso quelli lì mi sono ascoltato 2 o 3 volte il pezzo perché va un po' digerito. C'è tanto putridume, tanto suono molto sabbioso, molto. Molto, molto grezzo, però ha delle parti, diciamo, vagamente, beh, vanno sentite perché sono un po', diciamo, sperimentali, ma non in maniera fastidiosa, ecco. Quello è un gruppo che ascolto volentieri. Se dovrebbe uscire anche la versione vinile, vediamo un po' come sarà. Profanal finalmente hanno deciso di fare un po' il restyling del logo, che era effettivamente un pelino pulito. Ci hanno aggiunto un po' di bave, l'hanno messo un po' in linea col periodo, diciamo, che va adesso, del rotting death metal, tutta la roba che ha preso un po' la matrice dagli Undergang, adesso non credo che si pronunci alla danese in poi. Bello, poi vediamo cosa ci proporranno a breve. C'è un nuovo pezzo online, uno split Coffin Rot con Molder, che non è niente male, che quello metterò un link in descrizione se lo trovo. C'è una fanzine che è uscita da poco, chiamata Wormfood, una fanzine di 28 pagine venduta su Bigcartel. Il tizio che lo gestisce questo sito che si chiama Maggot Stomp, che ha fatto anche delle spillette di metallo ispirate a di Demi Leech, Coffin Last e così via. Quello è interessante. Adesso dopo metto il link, questo andrebbe la pena rivedere. Poi magari non compro tanto merchandise di quel tipo ormai da anni, ma interessante, voglio dire, anche da vedere. Esce, ecco, questa notizia non sapevo se parlarne o meno, però
In realtà era un gruppo che all'inizio della loro carriera mi piaceva molto ed esce una raccolta di un quintuplo CD per Peaceville, The Rotting Christ, per i 30 anni del gruppo. È una sorta di cofanetto con un librone di 72 pagine, si chiama Under Our Black Cult, e racconta un po' i primi anni del gruppo. Secondo me vanno anche un po' troppo avanti, potevano anche ridurre un po' il range e rimanere in quello che erano le sonorità del primo periodo, dal primissimo periodo in cui erano più grindcore, diciamo, nel periodo in cui avevano fatto anche il famoso primo split su 7 pollici, fino più avanti a non si era arrivato sinceramente al periodo di Non Serbian, però insomma. Mi sarei fermato a Passa di Tortura, Diamanti Contract, però vediamo un po' che cosa ci buttano dentro. Esce se, anzi, è uscito il 6 luglio, quindi dovrebbe essere già fuori. Poi c'è la solita stronzata del foglietto firmato da Saki Stolis. Vabbè, cose cui si può anche sicuramente vivere senza. La raccolta dovrebbe ottenere anche della roba rara, demo, roba del genere, pezzi live, vediamo. Magari sento prima se riesco a trovare una qualche copia da sentire senza comprarla, per vedere se è una cosa che vale la pena avere o meno. C'è altra news, c'è questo gruppo chiamato Morte, un gruppo argentino, che ha fatto uscire un nuovo album che si chiama Miasma. La copertina fa veramente cagare, con colori tipici del Sud America negli anni 80. Ho sentito qualcosa e sono buoni, sono veramente marci. È uscito per l'etichetta Disembodied, che ha fatto uscire un casino di roba di un gruppo storico argentino dei tempi, che si chiamava Vibrion. Ha fatto uscire, credo, 7-8 dischi di Vibrion finora. C'è l'album intero che si trova in streaming, quindi basta fare una ricerca su YouTube. È uscito il mese scorso e lo consiglio perché ha una sonorità che è veramente vecchia scuola. Sembra una roba uscita nei primi anni 90. Split Records sta per far uscire il nuovo album di Cardiac Arrest, il sesto. E poi ho tutta una serie di robe interessanti che personalmente vado a recuperare: Cystic, Sedation Therapy, così via, tutta roba Death Doom. Se riesco a recuperarle, la prendo tutta e la terrò probabilmente anche in distro, soprattutto se sono interessati a fare un qualche scambio, perché poi è la cosa migliore anche per far circolare un pochino le uscite dell'etichetta, perché altrimenti mi tocca venderle tutte io. Ovviamente non ho il potenziale per poter arrivare dappertutto. Altra news, gruppo italiano di cui ho cannato terribilmente il nome la volta scorsa, Corpus Luteum Sist. Stanno andando forte, esce il nuovo demo CDR per la Rectar Purulence, etichetta messicana che ha fatto uscire un casino di roba ultra marcia, noise gore, eccetera, eccetera. Il gruppo è Gore noise puro, liquido, eccetera, eccetera, quindi usciamo completamente dall'ambito del death metal, e quindi questa è una news che interessa soltanto a chi piace sta roba. Esce uno split CDR per l'Almorrana Do It Yourself Records, sempre etichetta specializzata in quel genere. Gruppo che va assolutamente supportato, anche perché poi non è che abbiamo tanto gore noise in Italia. Esce il nuovo, interessante questo, esce il nuovo CD di Church of Disgust, gruppo del Texas, uno split con Cemetery Filth, c'è il nuovo pezzo online, una cassetta che stanno facendo per il nuovo tour, che non ho capito se arriva anche in Europa, o sì, pensavo che forse arriva anche in Italia, giusto? Ecco, questo non me lo ricordo, me l'ho segnato l'altro giorno ma non me lo ricordo più. Comunque, Church of Disgust, grandi, quelli ascoltateli assolutamente, che sono un gran gruppo. E
Esce il nuovo Embalmed Souls, gruppo brasiliano, fantastico, questo è assolutamente da recuperare. La Crypt of Eternity, che è anche un'ottima fanzine, dovrebbe ristampare un vecchio demo, Journey Through Bizarre, e probabilmente anche il nuovo demo che deve uscire. Bella news, questo è un gruppo che erano 6 anni che non si sentiva nulla a riguardo, è assolutamente notizia benvenuta. Gruppo per me, rivoluzione della settimana che non conoscevo, questi Bloodsucked Necrovoid della Costa Rica, hanno fatto un quattro pezzi che viene venduto su Bandcamp, ovviamente in formato digitale, o la Caligaris Records. Sta per far uscire la versione in cassetta. Gruppo di un marciume talmente, talmente esagerato che, insomma, è assolutamente imperdibile. Poi, in particolare, forse c'è qualche anche news che potrò dare a breve a riguardo, forse una collaborazione. Vediamo un po' come la cosa si evolve. E diciamo qui. Passo a un altro po' di news, poi vediamo, beh, insomma ce n'è ancora un po'. Temple of Secrecy, un gruppo polacco, Death Black, sta per uscire il nuovo album, Whirlwinds of Fathomless Chaos, per Iron Bonad, credo che sia uscito proprio oggi. Assolutamente da sentire. Questo, a me poi tra l'altro quel genere lì è un genere che piace tantissimo, quando c'è questa sorta di bastardizzazione di death black metal. Secondo me si arrivano ad avere delle soluzioni che sono maggiori della somma delle parti, ecco. Non ci sono tanti gruppi che vengono fuori dall'Inghilterra che secondo me interessanti ormai da tanti anni. Chiaramente l'Inghilterra è un suolo un po' particolare, perché ha portato ovviamente i gruppi più importanti della scena mondiale. Adesso, al di là del discorso heavy metal, su cui ho alcune riserve personali, però diciamo, Carcass, Pandeath, Boltrower, insomma, è inutile starli a elencare tutti. Però c'è questo gruppo relativamente nuovo, formato nel 2011, i Kriegskuor, gruppo londinese, hanno fatto uscire un paio di demo, una compilation, qualche roba del genere. Però c'è finalmente l'LP per l'Invictus, Incantation from the Abyss, esce l'anno prossimo, scusate, il mese prossimo, ad agosto. Faranno le solite 400 copie standard più 100 copie da Yard o Deluxe, come lo vogliamo chiamare. L'LP contiene demo rehearsal del 2015 e l'EP rimasterizzato. Insomma, questo l'Invictus, quando non si butta troppo sul trashoso, secondo me ci prende regolarmente. Un nome che non sentivo da un bel po'. Esce il. È un gruppo, scusate, del fine anni 90, che ha fatto uscire ben 5 album, e sono gli Embrace of Thorns di Atene. Esce un doppio LP Gatefold a fine mese, che raccoglie tutti i demo, eccetera, eccetera. Il solito raccoltone come vanno di moda adesso, però di solito, dopo un qualche tentativo sbagliato, a parte alcuni casi, queste raccolte qua sono di solito fatte abbastanza bene. Black metal stile greco, diciamo, non per tutti, però secondo me sono almeno da dare un ascolto veloce. Roba un po' più underground, un po' più, anzi, o meglio, molto più underground e molto più marcia. Uscito uno split Mixoma con Lank. Mixoma sono un gruppo di Taiwan. L'anno prossimo faranno uscire uno split con i Vomitom. Fanno
roba che a me piace personalmente molto, e non è all'interno di quella roba gore noise per cui richiede un orecchio un po' particolare. È proprio roba alla primi Squash Bowers, primi Dead Infections, Days of Humanity, tra l'altro fatto con un certo stile suonato, non roba buttata lì a cazzo. Questo è un gruppo interessante, che secondo me potrebbe anche far uscire qualcosa. Se fanno un full fatto bene, potrebbe anche essere una piccola pietra miliare all'interno di quel genere che ormai da qualche anno non produce poi della roba indimenticabile, perché è stato il periodo Disgorge, Squash Bowels e così via, Silent Is Down all'inizio, che in quel genere sparava un album veramente buono almeno all'anno, c'era sempre. Un po' che non sento nulla di veramente rilevante, e secondo me questi Mixon potrebbero essere i prossimi. E Lunk, l'altro gruppo dello Split, non sono altrettanto, secondo me, buoni, però sono andato guardati a livello di divertimento, perché hanno la tematica di base su cui si orienta il gruppo è quella del bodybuilding. Hanno fatto un album che si chiama Reek of Perspiration. Insomma, almeno letti i titoli dei pezzi, che sono andato per farsi due risate. Basta, direi che a livello di news non ho più altro da dire. A meno che mi sia perso qualcosa di rilevante, nel caso l'avessi fatto, recupererò poi l'anno pro il mail con la prossima con il prossimo episodio della Cripta del Marciume. Allora, siccome non voglio rimanere solo nel campo musicale, ma come ho fatto anche le volte scorse, anche parlare di qualcosa che esula ma rimane sempre nel tema della marciosità, consiglio un non presente, non so cosa sia. Consiglio un artista, uno scultore, questo tizio qui, che è specializzato in écorché, cioè un tipo di arte che consiste nel mostrare dei corpi privi di pelle, no? Quindi le fasce muscolari interne, eccetera, eccetera. Che è uno stile che in realtà è stato poi affrontato nel corso degli anni sia nel campo della scultura, della pittura, e di altri vari campi artistici. Più o meno, diciamo, nata nel periodo rinascimentale. In particolare, questo artista si chiama Emil Melmoth, è un artista della città del Messico. Ha una bellissima pagina Instagram, pagina ovviamente Facebook, è una galleria d'arte nel negozio di Paul Booth, La Straits. Paul Booth, che per chi non lo sapesse, è uno dei più famosi tatuatori del mondo, ha tatuato anche Sepultura durante il tour, mi sembra, di Rise. Quindi è stato un pochino il momento in cui il suo nome è iniziato a girare nel mondo della musica metal e così via. Questo Melmoth ha uno stile che sinceramente è davvero unico, perché ha un modo di gestire tutte le curvature. Questa arte è molto carnosa, di gestire tutte le corrugazioni della pelle, dare l'effetto liscio delle ossa e così via, che è abbastanza unico, e ha uno stile veramente spettrale ma elegante. Sembra una sorta di Beksinski, un po' meno apocalittico e un po' più morboso, per quanto possibile. Ovviamente, se parliamo di death metal, ricorda anche il fotografo Joel Peter Witkin, che aveva fatto la famosa foto delle due teste che si baciano per l'album di Pungent Stench, oppure, diciamo, il più famoso artista che ha fatto, specializzato nella plastinizzazione, mi sembra si dica, dei corpi, che si chiamava Gunther Voragens. È una roba che va vista, perché proprio sono, diciamo, sculture fatte con pezzi di corpi, però in una maniera decisamente elegante. Ricorda un po' anche certa roba che si è visto sul
Telefilm di Hannibal. Provo a vedere se riesco a... Ecco, così un po' più dritto. Mi devo spostare però un po'. Metterò il link in descrizione, comunque se non lo vado a cercare anche adesso, Emil Melmoth con la TH, questo è lo scultore assolutamente da andare a vedere anche solo per curiosità, secondo me non manca molto prima che vediamo qualcosa anche a livello di copertine di qualche gruppo marcio. Diciamo di roba senza riscontro fisico dovrei aver finito, quindi inizio a tirare fuori un po' qualcosa dalla piletta che ho qui di fianco. Oh, dai, per te, questa volta parto dai fumetti. Allora, stavolta voglio parlare di un fumetto un po' particolare, perché era un fumetto che veniva dato in omaggio con gli ordini che venivano fatti alla Wild Rags. Etichetta storica guidata da tale Richard Campos, che era un tizio che si era spostato negli anni 70 in una zona, questo lo leggevo tanti anni fa in un'intervista su Metalcore, si era spostato in una zona che era controllata dalla mafia messicana, con cui lui aveva stabilito buoni rapporti, per cui fondamentalmente nel suo negozio non gli veniva a rompere il cazzo nessuno. Era un tizio un po' particolare che ha vissuto gli albori della scena grindcore, tant'è che c'era una delle sue vecchie interviste, uno quella un'altra, dove parlava chiaramente del fatto che davanti al suo negozio c'era un gruppo di ragazzini skateboard che andavano lì a comprare i primi dischi, che avevano 13-14 anni, e poi sarebbero diventati i Terrorizer. Wild Rags poi dopo ha avuto, diciamo, vari periodi storici, è stata odiata da tanti, considerati per tanti anni l'etichetta rip-off per eccellenza. Io personalmente non ho mai avuto problemi con Richard, sì, anzi, di quando in quando mi regalava qualcosa, tra le cose che lui metteva in omaggio c'erano anche questi fumetti qua. Questo in particolare era fatto da questo Yoav Worma, che era un artista... Diciamo, disegnatore, artista proprio, mi sembra un po' eccessivo, un disegnatore finlandese, racconta la storia, era una storia breve, autoconclusiva, tipo i fumetti di Tales from the Crypt che uscivano negli anni 70-80. In particolare questo parte con questo predicatore che sta perdendo la fede. Spara ovviamente subito a un indiano, dopodiché diciamo, colto dal disconforto di non avere più una fede a cui attaccarsi, vede lo spirito di sua madre, perché inizia a ingoiare dei peyote, delle altre droghe psicotropiche, inizia a vedere sua madre, poi sua madre muore, e muore però dando alla vita a un piccolo Hitler. E da lì poi inizia tutta una serie di roba lisergica, come incontri con mignottoni, orsi polari, cose di questo tipo. Fumetto poi termina con lui che prima di tutto fa una sorta di massacro dentro un villaggio, dopodiché viene a sua volta ferito e infine crocifisso in mezzo al deserto. E una volta crocifisso nel deserto si autoconvince di essere il Messia ritornato in vita per portare la salvezza all'umanità. Fumetti del valore artistico veramente infimo, però erano divertenti perché erano almeno 5 minuti da leggere qualcosa successo, giusto il tempo di una cacata. E, insomma, me ne è arrivato qualcuno, anche questo qua che ho provato a rileggere da poco, ma non sono riuscito a capire di che cazzo parla, perché vabbè, poi, la cosa bella è che se non altro le pubblicità interne non erano stile quelle di Topolino, della Nesquik, ma c'erano Angel Kill e Giudecca.
e altri gruppi del questa il posterone di Giudecca. E sì, prendiamo artisti vari, qua numero uno in realtà secondo me non è mai uscito altro di questi. Comunque erano dati insieme ai flyer, ai mail order, dove poi alla fine per poco si riusciva a comprare anche della roba che al giorno d'oggi vale qualcosina di più, demo di Order from Chaos, Impetigo e così via, a pochi dollari. Tra l'altro lo facciamo continuamente svendite. Di cosa parlo? Magari alterno un CD a qualcosa d'altro. Mi sento di consigliare, visto che io personalmente di roba in CD non la compro da un po', però in distro ne ho e soprattutto sono robe relativamente recenti. Ho pensato che ogni settimana piglio un paio di CD dalla distro e ne parlo un attimo. Non che ci sia molto da dire, però questi sul 9B sono un gruppo. Uno vede il logo che sembra fatto a macchina da scrivere e dice: questo è l'ennesimo gruppo crust del cazzo da massa che si trova nella bancarella dei concerti punk negli squat. Invece, no, questo è un gruppo ultra interessante, un gruppo grind, però prendiamo un attimo la parola con un grano di sale. È un gruppo mi sembra di Tokyo, comunque è un gruppo giapponese che ha fatto uscire un cagaio di roba. Uscito per Obliteration, hanno fatto 4, 5, 6 LP, 1 miliardo di split, e hanno un suono che è uno dei più densi e dei più cupi e dei più scuri che abbia sentito. C'hanno una sorta di, hanno quella sorta di distorsione alla Grave, al gruppo svedese, sì, diciamo, primi Grave, come per dire lo stile, però con parti estremamente lente, sludge, che però non potrei definire, non definirei doom, è proprio una cosa un po' particolare. È un gruppo che consiglio perché sono veramente stra pesanti. La confezione non è un granché, poi Obliteration in realtà non è che si vinge mai tanto a livello di packaging, anzi sembra a volte che abbia un po' fretta e faccio uscire della roba un po' troppo velocemente. Però non lasciamoci distrarre dal logo, per questo è un gruppo della Madonna. Io sinceramente, visto che non costa niente, un ascoltino veloce, 10 minuti, 10 minuti, 10 secondi su YouTube glielo farei, anche per capire di che roba che propongo. In particolare magari questo album Neutralize, che è interessante, esce su questo formato, che è una specie di digipack molto sottile, non è proprio uno slipcase, non è un cardboard, diciamo, è proprio un formato apribile che è simile a quello effettivamente di alcuni promozionali. Ottimi su 9B, questi consigliati. Altro CD che ho pigliato dalla distro e che secondo me è uno di quegli altri album che si tende un pochino a saltare per via, a parte il fatto che da riflesso non si vede un cazzo, però effettivamente la stampa è molto scura. Poi ci ho messo sopra la plastica, come faccio sempre con la roba nuova che arriva, per evitare che venga danneggiata dalla polvere e dall'umidità del garage. Però questa è una raccolta di un gruppo indiano, visto che ci rileggiamo un pochino al discorso India che abbiamo fatto la volta scorsa. Questo è un gruppo indiano ed è il primissimo gruppo di metal estremo indiano, si chiamano Dying Embrace, formati nel 1991 da membri che poi dopo si sono in parte spostati nell'altro gruppo Gruesome Stuff Relish, di cui parlavo mi sembra nella prima puntata. E questa è una raccolta che comprende un 7 pollici e fondamentalmente tutto quello che ha mai fatto uscire, e fanno questi death doom in stile indiano. Adesso non saprei neanche come definirlo meglio, perché ha effettivamente tutta una serie di piccole dissonanze che però non hanno quella fighetteria del cazzo da gruppo, non so come dire, gruppo post-core con i basettoni che andavano tanto qualche tempo fa.
questa roba marcia, hanno proprio una sorta di vena maligna dissonante che era un po' anche presente nei primi Carcass. Ed è una raccolta secondo me straordinaria. Anche questa ce l'ho in distro, questo come l'altro li vendo attorno ai 10 euro, 9,99 euro, vabbè, insomma. Al posto dell'eurino di solito del centesimo del cioccolatino, e secondo me almeno anche questo vale la pena ascoltare un pezzo perché sono molto particolari. Poi tra l'altro il periodo di registrazione di questi pezzi è anche abbastanza ampio, quindi non è roba che suona tutto uguale dall'inizio alla fine. A sentire un paio di pezzi io sinceramente, se fossi voi, un ascoltino, se non li conoscete, glielo darei. Torniamo fuori dal mondo della musica per andare in una delle cose più atroci che abbia mai comprato nel mondo del cinema, che è il film degli Scorpions. Ah, gli Scorpions erano, per chi non li conosce, una serie di carte collezionabili uscite negli anni 80 come prese in giro dei Cabbage. Aspetta, come si chiamano? Cabbage. Non Cabbage Pale Kids, mi sembra una cosa del genere, che erano praticamente quei pupazzetti di merda quei bambolotti che crescevano dentro al cavolo ed erano tutti puccettosi e bellini e da farci giocare i bambini. Invece questi Garbage Pail Kids, che erano la loro controparte, merdosa, per cui c'erano mutilazioni, catarro, tra l'altro alcune, mi si è chiuso qualcosa? No. Alcune di queste carte collezionabili avevano delle deformazioni, delle mostruosità talmente disgustose, talmente inventive che erano tantissime, tra l'altro erano dozzine, c'è più di 100, erano alcune erano veramente molto inventive. C'erano poi in Italia li hanno tradotti come Sgorbions, c'erano tutta una serie di carte con dei nomi davvero inventivi. Poi negli anni 80 erano bravi anche i traduttori, devo dire. Alcune cose magari le cagavano un po' a caso, però la traduzione dei nomi dei Garbage Pail Kids era interessante. Diciamo sulla coda della fama che questi Garbage Pail Kids avevano avuto, queste carte avevano avuto. Secondo me hanno venduto più in Italia che negli Stati Uniti, ma questo è un altro discorso. Perché tutti i bambini ce li avevano ai tempi. Uscì nell'87 un film diretto da un tipico signor Nessuno, che è considerato uno dei film più brutti della storia del cinema. Credo che su Rotten Tomatoes, avevo letto anche la recensione, è a 0%, non ha nessun voto positivo. Esce in questa, è un Blu-ray questa cagata qua, uscito in slipcase, ed è la storia il film inizia con questa sorta di bidone che fluttua nello spazio pieno di Scorpions, e poi c'è uno stacco di ripresa dopo i titoli iniziali. Dove si vede questo bidone che è arrivato in un qualche modo, non si sa e non si spiega mai, dentro alla vetrina di questo rottamaio, un negozio di roba antica, una specie di Gremlins, insomma, no? Dove c'era il Pat Morita che vendeva le sue paccottiglie. E lì si trova questo bidone dove il proprietario, che ha un nome italiano, si chiama Capitan Manzini. Ho perso un attimo il filo, però diciamo lì qua ci lavora questo ragazzino che si chiama Dodger, che è un ragazzino ovviamente vessato da dei bulletti che gli rompono il cazzo. Poi arrivano nel negozio dove lui lavora, lo legano in una fognatura con le catene.
Dopodiché lo fanno per affogare, lo investono con uno dei tubi con tutto il merdame che viene fuori, che gli si spruzza addosso. Escono questi Gorbions che durante la colluttazione della lotta tra lui con questi stronzi siano liberati. E gli Sgorbions lo liberano e poi inizia tutta una storia che non ha né capo né coda, dove lui ovviamente ha una storia, mezza storia d'amore con la fidanzata del cattivo, del bulletto cattivo, che è un personaggio di un trash che ma devo assolutamente mettere una foto da qualche parte nella pagina. E proprio il tipo col cappello cotonato, la paglia a penzoloni nel labbro, cioè una cosa allucinante, ovviamente petto nudo sotto la giacca di pelle. E la storia poi prosegue un pochino a caso con sti qua che iniziano a fare dei danni, però sono dei bravissimi sarti che fanno degli abiti bellissimi in cui la morosa del cattivo, che però si è innamorata del buono, vuole rivendere. Insomma, il finale è che c'è una sorta di mostra, di sfilata di moda, dove ci sono tutti questi capi che particolari creati da questi Sgorbions che devono venire rappresentati. Poi invece finisce tutto nel solito merdaio con il solito casino e gli Sgorbions che vanno proprio dappertutto e fanno danni, eccetera, eccetera. Il film ovviamente è una cagata pazzesca, però non potevo non averlo, anche perché contiene tutta una serie di speciali, interviste, eccetera, eccetera. C'è anche l'intervista al creatore degli effetti speciali. E gli effetti speciali voglio capire quali sono, perché i mostri sono tutti fatti con del lattice orrendo e si vede proprio che sono montati a caso. Poi questo taglio qua, secondo me, deve essere una sorta di cutout come quello dei promo. Comunque l'ho preso usato, sta roba qua. Orribile, veramente orribile, non lo consiglio a nessuno, però chi ha veramente il gusto del trash è da vedere. I pupazzi sono fatti veramente male. Cioè, credo che ci sia, ma sicuramente c'è il video anche in streaming, facilmente reperibile, pupazzoni di gomma che si muovono, una specie di, che si ricorda i Critters, che erano quella specie di, o comunque tutti i vari film di mostriciattoli che uscivano in quel periodo per fare un po' il verso ai Gremlins. Film assolutamente raccomandato per la sua merdosità. Allora, torno. Stavo pensando se. Sì, dai. Torno su qualcosa di classico. Con questo boxed set. Che non è un boxed set. Allora, in realtà, secondo me, anche a livello di marketing non l'hanno ben chiarita, quelli della Peaceville. Questo qua, After the Cutting. Non è una raccolta di pezzi degli autopsi, di pezzi e rarità degli autopsi. Questo è un libro. Questo è il libro biografia degli autopsi che racconta tutta la storia degli autopsi in un bel librone quadrato, stile, diciamo, libro d'arte, con una copertina di Bram Stoker, no, scusa, di Kev Walker, che è veramente una delle cose più incredibili che abbia visto negli ultimi anni. E al di là di avere una qualità incredibile, adesso qua mi sono io staccato per mania personale OCD di tenere anche gli adesivi che sono sulla plastica dell'oggetto, comunque diciamo del disco, quel che è. Non è un Deluxe for Disc Set, è una cazzata come un Deluxe for Disc Set. È un libro con in omaggio allegati i quattro dei quattro CD, con quattro logo random che il gruppo ha avuto negli anni. Poi dentro spiegano anche perché hanno sempre avuto dei logo diversi. È anche una cosa interessante. Logo al plurale, logo è uno e logo è multipli. Evitiamo per favore di dire loghi, che è una cosa che mi fa girare i coglioni. Qua c'è tutta la storia con illustrazioni chiaramente di Reifert, milione e mezzo di foto, tutte di qualità altissima,
E racconta tutta la storia del gruppo, compreso quando si chiamavano all'inizio Burnt Offerings, per cui esistono soltanto due copie di sto cazzo di demo, di cui una è stata distrutta, quindi chissà che roba c'è. Tutta la storia di Schuldiner all'inizio, tutta la storia degli Upshurst, dell'incontro con invece dopo Notturno Occulto, che poi gli ristampò un pezzo, un album degli Upshurst. Sulla sua etichetta. Adesso il libro è straordinario, una delle robe più belle che ho già espresso, a parte il fatto che si sa chiaramente il mio. Ah, qua c'è Corrales che legge Union Force, la copertina di Stevo. È uno dei libri più belli che abbia visto anche a livello biografico. Scritto molto bene, e beh, poi insomma. Questa illustrazione qua c'era anche all'interno di Acts of Unspeakable. Si spieghi da sola. Puoi vederla in un libro, fa ancora un po' più effetto che non leggerla su, che non vederla su vinile. È un libro gigantesco, bellissimo, scritto benissimo, con un miliardo di foto. Ecco qua, Notturno Occulto. Questa è una roba che adesso, appassionati o non appassionati, secondo me è imperdibile. Qui c'è anche tutta la parte della reunion, flyer, è fatto da Dio. I CD non hanno in realtà nulla di straordinario, di nuovissimo, però sono anche pezzi vecchi, ovviamente i soliti demo, più dei pezzi live, però al di là del valore maniacale di voler aver tutto, questo è veramente un libro bellissimo. E che quindi finisce nella libreria e non insieme ai dischi. Consigliatissimo. Questo è un botto, ma è davvero consigliatissimo. Anche perché secondo me l'hanno stampato in Germania, non voglio sapere cosa hanno pagato per stampare un mostro del genere. Cosa tiro fuori? Allora, tiro fuori. Tiriamo fuori questo allora. Poi probabilmente alla maggior parte delle persone che guardano questo video non ne frega un cazzo, però esiste anche un mondo all'interno dell'universo del gioco di ruolo. Il gioco di ruolo, per cui ovviamente Dungeons and Dragons è il capostipite creato negli anni 70, fine anni, metà anni 70 da Gary Gygax e Dave Arneson, e poi diciamo si è evoluto in tutta una serie di 40 anni e passa di varie incarnazioni. C'è stato qualche anno fa un periodo in cui il gioco di ruolo si era evoluto in una sua versione veramente molto tecnica e molto che sembrava comunque aver perso un po' lo stile originario del voler cercare il divertimento. E nacque un movimento chiamato SR, Old School Renaissance, dove si riprendeva un pochino lo spirito del D&D originario degli anni 70. E quindi riprendendo indietro le meccaniche più semplici, un tipo di gioco improntato molto al movimento, all'attività, alla creatività, eccetera, eccetera. E all'interno del mondo dell'OSR è svettato un pochino, è diventato un po' più famoso degli altri, questo lavoro. Progettato, scritto e progettato da questo James Edward Raggi IV, che al di là del nome altisonante è un tizio che mi sembra sia nato in Finlandia, o comunque vissuto in Finlandia, o vive tuttora in Finlandia, che ha un blog chiamato Lamentations of the Flame Princess, diviso in due. Una parte del blog è dedicato a dei gusti, il tipo di gusti, alla musica, diciamo, al tipo di gusti musicali vomitevoli, perché è proprio appassionato di AOR, di questa robaccia qua, hard rock, heavy metal, cose così. Invece l'altra parte del blog è dedicato al gioco di ruolo, in particolare un gioco di ruolo di sua creazione che si chiama sempre Lamentation of the Flame Princess, che è un gioco SR, cioè stile di D&D del primo periodo, però con fortissime impronte horror, weird, stile diciamo
Lovecraftiano più gore, più splatteroso. A livello di regolamento non è nulla di particolare. Il regolamento è molto simile a quello del D&D basico. Ci sono le classi con le razze che corrispondono. Poi adesso la tiro anche un po' breve perché capisco che a chi non interessa l'argomento non è particolarmente interessante. Però diciamo in questo caso è legato molto al D&D basico, quello che è arrivato da noi nella scatola rossa, dove il nano e l'elfo erano due classi, diciamo che comprendevano la razza e la classe non erano la stessa cosa. Il regolamento è molto semplice, ma soprattutto devo dire che ha come punto di forza delle avventure che sono davvero originali e soprattutto molto 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 orrorifiche, molto molto splatterose. Poi qua è una sorta di manuale giocatore con tutte le incantesimi alla fine. Questo per dire, tipico illustrazione leggermente orientata ai personaggi adulti, orge di carne, sangue. Qua ovviamente si riconosce l'illustrazione di Vince Locke, che fa anche le copertine di Cannibal Corpse. Beh, qua si vede che è decisamente un gioco di ruolo improntato sull'horror anche cosmico, ecco qua la divinità morta che flutta nel cosmo, cose di questo tipo. Chi vuole dare fare una prova che gioco di ruolo non ha voglia di impegnarsi tanto, il gioco è molto semplice, le avventure sono brevi, costano un cazzo, lo consiglio. Io non sono un grandissimo fan di Raggi, ma ha aperto, diciamo, un angolo del mondo del gioco di ruolo che non è ancora stato esplorato, che è quello dell'horror estremo. Poi in realtà giochi di ruolo horror ce ne sono un miliardo. E magari nelle prossime puntate qualcosa tiro fuori perché Cult, Chill, il famoso Call of Cthulhu, ce n'è veramente tanti. Magari qualcosa di Warhammer, Shadow of the Demon Lord, ce n'è abbastanza. E, vabbè, taglio il discorso gioco di ruolo che, come dicevo prima, forse un pelino troppo elitario, potrebbe essere un po' palloso perché mi interessa. Uno dei motivi per cui mi piacerebbe fare delle puntate tematiche non miste. Torno sul discorso musicale, tiro fuori una cosa di qualche anno fa, ovvero due dischi, uno del 2006, uno del 2001 e uno del 2006, di questo gruppo canadese, secondo me straordinario, che si chiamava Ateretic. C'è stato un periodo a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, dove, a parte il fatto che quasi tutti erano sotto contratto sotto Neoblast, che era l'etichetta, se non ricordo male, del tipo di Neuraxis, dove appunto Neuraxis, Ateretic, Cryptopsy a parte, perché non credo che abbiano mai acceso nulla per loro, perché avevano già una loro fama, però. Il death metal canadese aveva preso tutta una sua impronta un po' particolare, era brutal death classico, diciamo, come stampo, però aveva tantissima roba con delle armoniche strane, vagamente maligne, eccetera, eccetera, che ovviamente sono esplose completamente quando uscì Obscura dei Gorgats, ma in particolare in alcuni gruppi Necrotic Mutation, eccetera, eccetera, avevano preso un po'. Erano veramente tutti originalissimi. È stato un po', loro chiamavano in quel periodo lì il Canadian Hyper Blast, no? Il loro modo, che era poi il loro modo per descrivere un po' tutto questo genere che stava venendo fuori in quel periodo. E Ateretic, secondo me, è uno dei gruppi più interessanti, ovviamente uno dei gruppi meno cagati di quel periodo qua. In particolare, questo è il primo album del 2001 che è uscito appunto per Neoblast, che oltre ad avere una copertina straordinaria. Musicalmente era anche un po' più sporco e un po' più anche originale nel suono rispetto al follow-up del 2006. Questo è il secondo disco, poi dopo non hanno più fatto un cazzo, anche se il gruppo dovrebbe essere, cioè almeno è catalogato come on hold, quindi mi sembra di aver letto che un paio d'anni fa avevano cambiato cantante, quindi secondo me qualcosa fanno, può anche darsi che abbiano registrato qualcosa o che stiano per registrare qualcosa. Questo è uscito per Gali Records.
È leggermente più pulitino ed è forse un pelino più selvaggio in realtà dal punto di vista della composizione. Però a me piace sempre quando la roba è un po' più grezza, un po' più primitiva, quindi anche in questo genere. Quindi voto il primo disco, però secondo me tutti e due sono da sentire. Questi sono due piccole gioiellini del passato che secondo me vale la pena riscoprire. Poi a livello di curiosità e cose del genere non so tanto altro, però questi vanno ascoltati. Non sono assolutamente old school, cioè roba molto legata al periodo storico, contesto storico in cui erano state registrate, soprattutto in Canada, che ha la sua scena particolare. Tolti, ecco, secondo me questo è uno degli ultimi strascichi, ha uno degli ultimi sfumature di Voivod che sono rimaste nel suono, perché insomma alla fine Voivod sono stati veramente il capostipite a livello proprio sonoro di tantissimi gruppi di questo periodo qua, secondo me anche di buona parte di quello che c'è in Australia. Riusciamo dal discorso musicale, poi tiro fuori una cosa un po' atipica, ma che d'ora in poi farò, perché io sono appassionato di horror e fantascienza, e in particolare dell'horror e fantascienza di una certa qualità che usciva fino agli anni, boh, 70, 80. In realtà poi non solo, perché poi ho pronto anche qualche libro molto più recente, del 2010 e oltre, che però è un po' di nicchia, che è tutto il mondo del New Weird e del Bizarro Fiction. Però in particolare qua non si può non partire, per se uno vuol fare una rubrica sull'horror, da quello che è proprio il capolavoro assoluto cioè questo è Rosemary's Baby quello che è Rosemary's Baby nel cinema è, in un certo senso, cioè come elemento di rottura con il fantasy gotico classico, con l'horror gotico classico, questo è il libro che l'ha fatto, diciamo, a livello, fra virgolette, letterario. Poi io non mi voglio stare a spingere sul discorso letterario vero e proprio, perché non sono sicuramente un esperto di letteratura. Però nel mondo dell'horror c'è chi ha definito William Hodgson come un po' la persona che portava, e questo la diceva Lovecraft, non proprio l'ultimo degli stronzi, che ero quello che ha portato un po' la cappa, il mantello di Edgar Allan Poe quando è morto. Hodgson è un personaggio nato nella fine dell'Ottocento in Inghilterra, o in Irlanda, scusate, in Irlanda, e in Gran Bretagna, diciamo, più in generale. E la Casa sull'Abisso è ambientata infatti in Irlanda, tra l'altro. Dopo un'infanzia un po' travagliata, lui lascia rapidamente la casa per iscriversi per arruolarsi in marina. In marina ha delle brutte esperienze, esce, prova a buttare su una palestra e lì inizia a diventare appassionato di bodybuilding. Quindi abbiamo già il personaggio bodybuilder che poi sarà diventato, poi in realtà il bodybuilding gli rimarrà per tutta la vita. Lui fa patito di fitness fisico, tra l'altro pare che avesse anche la forza erculea, eccetera, eccetera. Cosa che tra l'altro poi ovviamente è trasparso direttamente anche nel personaggio storico che era Robert Howard, creatore di Conan. Anche Robert Howard era un ex pugile, culturista, eccetera, eccetera. Ma Hodgson era anche vissuto qualche anno prima e a sua volta ha ispirato fortemente sia lui che Lovecraft. E questo è un po' anche in realtà il libro che ha ispirato il ciclo di Cthulhu. Perché? Innanzitutto, è talmente straordinario questo libro che è un po' difficile anche partire a spiegare perché è straordinario e unico. Innanzitutto, il racconto è la storia di uno che ha rattolato i racconti, cioè, dei testi scritti, c'è una sorta di inception, diciamo, di tre livelli di lettura. È una persona che ha trovato dei manoscritti di due tizi che avevano trovato a sua volta il manoscritto di un altro vecchio. E tutto porta fondamentalmente a questa casa che si trova su uno sperone roccioso sopra un'enorme voragine con un fiume che scorre sotto. E da lì c'è tutta una serie di deliri onirici. Di questo vecchio che si era rintanato lì con la moglie e il cane, e vede queste sorte di creature mutanti con l'aspetto di porco, quest'altro invece gigante con la testa di maiale che vive in una sorta di riflesso
ultraterreno della casa in cui lui si trova, però fatto di giada all'interno, una serie di cose talmente lisergiche, talmente fuori di testa, che ovviamente hanno messo la base per i miti di Cthulhu. Tra l'altro lui era fissato col mare, uno dei suoi libri più famosi, proprio tutte le tematiche del mare, diciamo, è ricorrente ovunque in Hodgson, e viene ovviamente ripreso nel mare dove vive Cthulhu da Lovecraft. Ed è un libro, tra l'altro, scritto con una prosa pazzesca. Lui ha un modo di scrivere straordinario. Poi, tra l'altro, gli scrittori in quel periodo lì erano anche, come anche Clark Ashton Smith, erano dei poeti, era della gente che sapeva veramente scrivere, cioè questi sapevano veramente dosare le proprie parole. Io non riesco a capire come cazzo fa uno adesso, il giorno d'oggi, ad andare in una libreria, prendere fuori i libri di Licia Troisi e della Maier, e poi lasciare magari che questa roba qua marcisca nel fondo di un magazzino. Adesso, al di là dei soliti sfoghi da vecchio grognard, come si dice, grognard, come si dice in genere, sta roba è scritta da Dio. Poi lui ha quel modo forbito, posato di scrivere, tipico anche di Poe, per esempio. Il libro, tra l'altro, è diviso in, mi sembra, 38 capitoli, 28 38 capitoli, sì, 28 capitoli. Ed è un delirio totale. Cioè, tra l'altro, c'è tutta una scena dove alla fine c'è questo vecchio che racconta che vede che lui rimane congelato, intrappolato nel tempo mentre passano miliardi di anni, talmente tanti anni che il suo cane si trasforma in polvere, o le vede ricoperto di questa sostanza fungale, no? Di spore, che ovviamente anche lì i funghi di Yugoth e così via. E poi li vede pian piano, vede distruggersi l'universo, collassare l'universo, e vede la fine dell'universo stesso. Poi dopo si risveglia, si ritorna al livello di lettura precedente, con questi due tizi che avevano trovato la casa dove avevano poi trovato il testo scritto da questo vecchio. Adesso ho fatto un po' di casino perché è un po' difficile da spiegare. Però questo qua è un libro che va letto. Insomma, se uno legge qualcosa, se ancora oggi qualcuno legge qualcosa e interessa nella fantascienza, insomma, Game of Thrones, bellissimo, tutto quello che vuoi, però insomma, questi qua sono quei classici che vanno recuperati a tutti i costi, ecco. Ma non c'è neanche da dirlo, ecco. Assolutamente, non posso neanche dire consigliato. Cosa cazzo consiglio Oxon? Cioè, come consigliare musica classica, Mozart, insomma. Assolutamente da leggere, straordinario, straordinario, scritto benissimo, con delle robe che sono, tra l'altro, d'un truce, d'un coinvolgente anche, no? Cioè, senti proprio l'orrore cosmico di qualcosa, la rottura dove il mostro non è più il Frankenstein, l'uomo lupo, qua l'orrore è tra di noi ed è fuori, cioè l'orrore è dentro, perché dentro la casa c'è questa buca, questa voragine da cui vengono fuori queste mostruosità con le teste di maiale, insomma. Che faccio? Cioè, non posso neanche consigliarlo, va letto e basta, insomma. E torno sul discorso musicale un attimo, e poi dopo, in realtà, ho quasi finito. E vorrei consigliare questo piccolo gioiellino, adesso già smontato, poi adesso lo rimonto perché così faccio prima. Viene con un bel poster, un CD in omaggio dell'LP stesso, ed è questo album autoprodotto dai Blood, gruppo storico death grind tedesco, che incorpora, secondo me, meglio di forse di qualsiasi altro gruppo, il termine death grind, perché effettivamente hanno la pesantezza del death metal e il pugno che aveva il grindcore all'inizio. Questo inferno in realtà non è tutta roba nuova, c'è anche la riregistrazione di alcuni pezzi vecchi, Impulso Destroy e così via. È una roba però che è limitato a 1.000 copie, numerato, non esistono versioni particolarmente strane, diverse di questo, che io non sappia, poi magari sì. Ed è uno dei piccoli gioielli, il comeback di un gruppo che, tra l'altro, copertina di Moyen, come avevano fatto tanti anni fa in uno split con il Petaigo.
ed è assolutamente un LP che consiglio. Se dovessi dare una descrizione per chi non li conosce, questo è, come dicevo prima, un gruppo storico death metal, tra l'altro il primo disco uscì per Wild Rex, di cui parlavo all'inizio, c'è di LP, tra l'altro ristampato, mi sembra da poco, hanno ristampato il Pusto Destroy, non mi ricordo chi. Adesso si va nel mondo, nella difficoltà di mettere dentro la busta senza che si incolli il bordino che dovrebbe sigillarlo dall'alto. Ti dicevo, loro sono un gruppo, secondo me, particolare, perché riescono a avere questo suono proprio da bulldozer pieno, che era tipico del grindcore all'inizio, prima che i Nasum rovinassero tutto con la loro sovrapproduzione di merda, da fighetti con i cappellini bianchi lavati con Napisan. Il grindcore, quando era ancora roba brutta e non era neanche totalmente politicizzata, ci ha lasciato dei piccoli gioiellini come questo. Come i Blood, diciamo al massimo, che erano un gruppo che poi sono sempre stati come succedeva ai tempi. Questa gente che ha 50 anni, perennemente diciamo in bilico tra un genere e l'altro. Gente anche dietro, voglio dire, c'era una maglietta di Necrofagia, Blasphemy, Naked Weeper. E quindi a un'età ha sempre fatto un po' parte di tutti e due i generi, grandissimo tra l'altro. Un gran disco, sicuramente ci saranno ancora delle copie in giro, mille secondo me. Il gruppo è famoso, ma mille secondo me si trovano, su 1.000 copie si trovano ancora da qualche parte. Fa un pochino cagare l'effetto embossing che hanno messo sul logo, ma questo purtroppo ormai non riusciamo più a togliercelo in nessun modo. Assolutamente consigliato. Questo purtroppo non ce l'ho in distro, anch'io l'ho dovuto comprare come privato. Bel disco dei Blood, assolutamente da pigliare. Allora, terminerei, a meno che non mi sono dimenticato qualcosa. Come faccio sempre con una Fanza. Questa volta ne ho preso una totalmente a caso, senza neanche aprirla prima, quindi non mi ricordo assolutamente niente. A me era la fanzine scritta da Paolo Petralia della SOA Records, che difatti aveva anche questa fanzine che si chiamava Screams of Anger, ovvero SOA, con intervista a Everso, il gruppo punk, Verbal Assault, così, Stiger, sono tutti i gruppi, Gorilla Biscuits, Rabid Duck, questo è un po' più diciamo thrash metal, che erano diciamo. Era cresciuta, diciamo, era nata in un periodo in cui c'era ancora un crossover fortissimo tra i generi. E per crossover ovviamente si intendeva un po' la mezza via tra il core e il metal, che poi di nuovo si erano poi separati tantissimo a fine anni 90, ultimamente hanno ricominciato a coesistere, tant'è che diciamo dalla fine, da metà, diciamo dal 2005 poi hanno iniziato a rivedere tanti metallari che poi sono di nuovo ributtati sul punk, è classico di quel periodo. E questa qua è una fanzine, secondo me, che è uscita alla fine degli anni 80. E, tra l'altro, neanche a farla apposta c'è ovviamente anche qua il flyer della Wild Rex, con anche gli ex che hanno avuto un po' una storia frammista con gli Autopsy. Ovviamente intervista, flyerino di tutti i pazzi, altra Fanza storicissima, nota sulle università occupate. Poi è chiaro, non inutile nascondere che cosa succedeva ai tempi. Poi guarda qua in fondo che cosa c'è, forse questo logo può ricordare qualcosa di famoso in questo periodo. Interviste più famoso, più riconosciuto diciamo in questo periodo, intervista di Disarmonica Orchestra, Everso, Epidemic, questo è un buon gruppo thrash metal di quel periodo lì. Tra
stato bello quella degli epidemi, quasi quasi lo tiro fuori. Ovviamente cut and paste, vecchia scuola, con le vecchie fotocopiatrici che facevano tutte le righe scurissime, non si capiva un cazzo, bisognava spaccarsi gli occhi, però d'altronde avevamo 10 anni e la vista è ancora buona. Madhouse, pezzi di pezzi di racconti presi, di roba presa dai quotidiani, ecco. C'è batteria al 10%, qui mi devo anche muovere. Però fortunatamente ai tempi c'era anche un pelino meno di politicamente corretto anche in questa scena. E quando era ancora tollerabile, diciamo. Intervista Patarelli, Disease di Taranto, mi sembra. Red, Stige. Youth of Today. È una bella fanza questa. Tra l'altro questo qua mi sa che è il numero uno. Intervista Gorilla Biscuits. Qua c'è un demo di un gruppo nuovo che chissà come sono questi Carcass. Scusate un attimo, ma stavo riguardando un attimo questa intervista. Com'è andato Rico Putrefaction? A noi quell'LP non piace più molto, è troppo vecchio e mal prodotto. Magari ciò ha venduto, malgrado ciò, ha venduto 6.500 copie, quindi pensiamo che qualcuno debba piacere. Da quali gruppi traete l'ispirazione? King Diamond, Cacophony, Master, Manowar, Repulsion, Racer X, Mekong Data e così via. Cosa mi dice il secondo LP? Si chiamerà Symphony of Sickness, si conterrà 10 pezzi. Quindi diciamo allora 89 come periodo. Le Rabid Duck, anche questi mi piacciono tanto. E basta. Poi le raccolte, lo sfoglio del panda secondo me è divertente, ma capisco che non sia, possa non essere tanto interessante visto dall'altra parte della videocamera. E io secondo me, allora in realtà io credo di aver finito. In realtà una tonnellata di roba, ma la tengo per le prossime dirette, quindi quanto abbiamo fatto? Quant'è che sono online? Un'ora e passa? È passato un'ora, forse anche di più. Sì, 1 ora e 20, quindi vedo che più o meno è in massima, sto su queste tempistiche. E niente, quindi credo che adesso se riesco a non troncare tutto perché mi si inchioda il cellulare perché scarico, e credo che le dirette la prossima volta la farò leggermente più breve e magari parlerò soltanto di news e magari tutto quello che riguarda film, DVD, puttanate varie, cercherò di tenere un po' più classificate, magari fare dei piccoli montaggi, visto che con gli strumenti che sono al giorno d'oggi sono anche particolarmente difficili. E quindi basta, si passa alla settimana prossima. Spero di riuscire a farla venerdì sera. Di nuovo per il quarto episodio della Cripta del Marciume. Ah, beh. Sì, mi sono distratto e sì.